Sono diventato il capo della sicurezza di una discoteca in VR e ho dovuto controllare, picchiare, prendere a bananate, lavare, sparare, buggare e altre mille cose ai limiti della follia un sacco di persone che volevano entrare ma che avevano degli oggetti illegali nascosti ovunque. Una tizia ha portato un dannatissimo machete in discoteca, ci rendiamo conto? Alla fine potrebbe essere finita malissimo per colpa di un coltello e della panna. Secondo voi perché? E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Ah ragazzi, avvicinati, oggi so da sicurezza. Ma come te sei vestito, eh? Ma lo sai che sto locale c'ha delle regole ben precise? Che te sei me... C'è una pistola! Oh! Gianni! Gianni! Oh! C'è la pistola! Imbecille di tua zia! C'è la pistola! Allora, io mi avvicino molto lentamente. No, gli ho rubato la collanina! Gianni! Tieni! Sì, sì, bravo Gianni, bravo. Mamma mia, che soggetti però. Allora, tu fammi vedere che cosa c'hai. Giuro che non è... Aspetta, aspetta. No, non posso sparare, gli ho fatto l'occhio rosso. Anche l'altro. Oh, gli ho fatto gli occhi rossi. Guarda, no, aspetta, scusa, è caduta la pistola. Allora, girati. No, mi sono girato io, mi sono cagato addosso, è caduta una pistola. Allora, fammi vedere che cosa c'hai qui dentro. Le scarpe, fammi vedere le scarpe. Alza i piedi, perfetto. Ragazzi, potrebbe esserci un problema. Quella c'ha una pistola. Fammi vedere sotto le scarpe. Gianni! Oh, sveglia, questo c'è un problema. Vieni qua. Gli ho rubato l'orologio, prendi l'orologio. Questo non è un simulatore di sicurezza. Cammina, imbecille. Allora, fammi vedere. Utilizziamo lo scanner rosso. Posso dare uno schiaffo? Va bene. Posso dare uno schiaffo a Gianni? Aspetta che questo è il computer. Aspetta, questo è il monitor. Non posso dare uno schiaffo. Se n'è andato. Gianni, mi dispiace, se n'è andato. Allora, tu, come ti chiami? Non ti sento. Leva, non ti sento. Come ti chiami? Ambrogio. Ti è che schifo. C'è tutta la saliva. Guarda, ti piace il cappellino? Ah no, il cappellino. Ok, vediamo cosa c'è nel cappellino. Non c'è niente. Ti è, prendi il cappellino. Fammi vedere i capelli. Ok, capelli a posto. Fammi vedere l'orologio. Non può entrare. L'orologio non può entrare. Tieni. Questo anello non può entrare. No. Questo anello a forma di panna invece può entrare, posso spezzargli la mano. Ok, ti devo scannerizzare. Resta fermo, non ridere. Ma dove sei stato? In mezzo alla terra, ok? C'è qualcosa qui? Vai, do un colpo. Pow, perfetto, non c'è niente. Ehi, l'ho visto quell'anello. Anello paperella. Ok, l'anello lo puoi tenere, un attimo che ti do una pulita. Oh, vedi? Adesso puoi entrare, aspetta che mi faccio una bevuta. Scusa, sono un imbecille. Bevi anche tu. Gianni, bevi. Sveglia. Gianni, svegliati. Gianni. Oh no. Gianni è morto di nuovo. Ok, scusa, ti do una pulita, molto bene. Ma, guarda, regole, non devono aver bevuto. Come non devono? E tutto il resto? Va bene. Adesso controlliamo se hai bevuto o meno. Vai, vediamo. Oh no, ha bevuto. Leva sto coso, ha bevuto. Fammi vedere la temperatura. 36 gradi, perfetto. Questo serve a rimuovere i tatuaggi. Gli ho rimosso gli occhi. Fammi vedere l'X-ray. Non c'è niente. Molto bene. Questo fa crescere i capelli. Potrebbe esserci un problema. Potrebbe esserci un grande problema. Sì, comunque non puoi entrare perché hai bevuto. Quindi vattene. Imbecille. Pow. Sul collo. Te, prendito. Tu muoviti. Muoviti, passa, muoviti. Dove sono andato? Dove sto andando? Aiuto. Oh, ci sono. Allora, fammi vedere. No, sono caduto. Qualcuno mi aiuti. Ragazzi, un secondo. Io sono caduto. Come faccio ad essere caduto? Se io mi muovo nello spazio. Ok, guarda, io mi muovo qui nello spazio. Sono vicino a lei. Poi io mi giro. No, mi devo girare nello spazio qui. Poi rigirarmi. No, non sto a capire. Dove sono finito? Non sono più neanche in casa mia. Ok, mo ci troviamo. Questo non lo puoi portare. No, è una granata. Non è un orecchino. Non è che mo esplode. Mica esplodi. Ok, sta sorridendo. Questa, signori, questa non la può portare. Guarda, segui la pistola.
Segui la pistola! Guarda, la gente lì si diverte. Io sono qui a sparare a sti quattro imbecilli. Ci sono le stesse mosche, ma sono gli stessi. Usi, ho sbagliato. Quante pistole? Questo potrebbe essere un problema. Non devono avere i vestiti zozzi. Questa c'ha i vestiti zozzi, te li pulisco io. Non si preoccupi. Non si preoccupi. Tutto nella norma. Tranne per la pistola. No, senti, questa già aveva una pistola. Stai ferma, così. Perfetto. Bow! Questa già aveva una pistola. Vattene, vattene. Tu non controlli niente. Sei inutile. Te lo tiro io un pugno in faccia. Bravo. Fai il bravo. Vendi la pistola. Molto bene. Vendiamo il cappellino. Ok. Vendiamo tutto. Guarda quanta roba sto vendendo. Tranne la pistola, che è mia. Salve, fratello. Allora, vediamo un po'. Gli occhiali. Molto bene, ce li hai. La temperatura. Che vuol dire? Che hai la febbre? C'ha 38 gradi. No. Però so come fare per farti abbassare la febbre. Ok, a posto. Vediamo se funziona. Vai. Sta funzionando? No, a quanto pare non sta funzionando. Posso dire che sei vestito veramente male? Hai le calze con le infradito. Hai le calze con le infradito. Sai per punizione cosa succede a chi ha le calze con le infradito? Gli viene rasato tutto il pizzetto. E non solo. Gli vengono rasate anche le... Scusa un secondo. Gli vengono rasate anche le sopracciglia. Così, bravo. Gli occhiali, hai detto che ce li abbiamo. Un po' i capelli qua. Perfetto. Tu invece puoi entrare. Puoi entrare. Guardate, lo facciamo entrare. Boh! Non è vero, non puoi entrare. Adesso puoi entrare. Adesso non puoi entrare. Entra, non entra. Ho rotto il microfono. Scusate, ragazzi, mi sentite? Ho rotto il microfono. Guarda che non si fuma. La sigaretta te la spengo nel cervello. Te la spengo in te, negli occhi te la spengo la sigaretta. Capito? La mano mi sta dalla bocca. Vai, fuma al contrario. Fuma al contrario. Ti piace? Fuma la gola. La cacata. Aiuto. La cacata la sigaretta. Perché? Allora, ma mi spiegate? Mi spiegate perché questo tizio ha una pistola qui che non puoi portare. Non puoi portare. Ragazzi, raga l'ha presa al volo. Raga ha preso al volo. Scusa un attimo. Aspetta. No, dammi un'altra pistola. Veloce. Dammi pistola. Ok, perfetto. No. Quello l'ha presa al volo. Vai al volo. No, quella tizia l'ha presa al volo però. Signor editor, se riesca metta un replay. Allora, mi serve il tattoo remover. Ho fatto cadere tutto e pure il tattoo remover. Perfetto. Questo te lo devo rimuovere, mi dispiace. Ok, pia. Sì, ma ci metto tre quarti d'ora a togliergli il tatuaggio. Senti, facciamo prima che te ne vai. Dai, su, avanti il prossimo, veloce. Vai, fatti sotto se c'hai il coraggio. Vieni, sono pronto e armato per non farti entrare in discoteca. Ah, bravo, te ne vai. Vattene subito. Esci dalla mia gang. Quest'altro sta dormendo, imbecille. Svegliati. Ok, scusi. Ok, c'è una mosca. Questa muore, perfetto, è morta. Non può avere animali. Non ha animali a quanto pare. Le mosche, la temperatura. Fammi vedere. C'ha 30. Ah, più si avvicina e più febbre c'ha. Spacco in te. Gli ho spaccato gli occhiali. E poi il cappello. Ma non ha un cappello. Non ha un... Ah, alle cuffie. Va bene. Tenga. Perfetto. Arrivederla. Vai. No, la pistola no. Signora, la pistola. Signora, stia ferma qui. Lei è in arresto. Mi dia questa pistola. Mi dia quest'arma. Signor, aiutami. Dammi una mano. A proposito, questa c'ha un macete. Attack. Dove è andata? Qualcuno l'ha vista. Quello c'ha un coltello. Ma il macete glielo puoi tirare in testa da sola. Sì. A proposito, Dammi il macete. Guarda qua quest'altra. Hai visto? Che con il macete ci si può fare molto male. Non diteglielo. Shum, shuriken. Ho sbagliato. Scusa, non volevo colpire te. Mi dispiace. Ok. Fammi controllare. Occhiali. Maglia sporca. Il dress code. No, il dress code è sbagliato. No, questo no. Il dress code è sbagliato. Esci fuori e dammi gli occhiali e ti rubo anche l'orologio. Dammi l'orologio. Ho rotto tutto. Vieni, Giacomo, vendi sti occhiali. Giuseppe, Giacomo, insomma, come ti chiami tu? Tu? Non detto che non si fu. Gli ho tolto la giacca e sotto a una tutina. Rimetti la giacca. Non si fuma. Ho già detto che non si fuma. Va bene? Ve le spengo negli occhi. Negli occhi ve le spengo.
vengo, ok? Ma guarda te, tu che c'hai in mano? C'hai un coltello, quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello il coltello. Lo sai che bisogna stare attenti con i coltelli perché si rischia di accoltellarsi da solo. Dammi sto coltello, imbecille. Non ho mai avuto un coltello così affilato tra le mani. Io sono Jason di Venerdì 13. Tu, oddio il naso, guarda il naso, guarda il naso. Ciao! Molto bene, lascialo lì il coltello. Lo so che fa un po' male, guarda gli occhi. Guarda, l'ho buggato, diventato stupido. Cappello, ok, puoi entrare, vai. Sei felice? Grande. Il coltello, moglie, lo mettiamo dietro la schiena, vai. A posto così, fratello. Qualcuno che lo spinge in discoteca e lui è morto. Prego, salve 69 Gang. Mi dispiace, ma lei non può avere... Ah, i tatuaggi sono ammessi? Non sono ammessi gli occhiali, mi dispiace. Ma? Guarda, stai fermo, stai buono. Guarda, oh, dammi gli occhiali. Guarda, oh. Lei, mamma mia. Oh, guarda che la pistola. Guarda. Ciao, come va? Male, molto male. Va molto, molto male. Maleducati che non siete altro con ste pistole. Tiè, ti vendo questa. Quanti soldi? Ma posso comprare della roba? Aiuto. Posso comprare della roba tipo una pistola rotta? Allora, un piccione. Quanti c'ho? 591. Va bene, non posso ancora prendere una K47. Ma voglio questo, costa 600. E questo... Che figo! C'è una banana, un jetpack! No! Allora, tieni! Aspetta, ho sbagliato. Dove sono finito? Ok, mi devo rigirare, perché altrimenti non ce la faccio. Tieni! Perfetto! Prendiamo anche questa! Siamo a 800! Che posso comprare? La banana! Dammi la banana! Tieni la banana! Aspetta, spostati! Se io la metto là, la banana, dite che cade passando. Che c'hai? Un'altra pistola! Un'altra pistola? Ma allora non imparate mai! Voi male. Detti infami. La sì, ma la banana. Vabbè, non ho per... Role. Vabbè, allora questi. Gli ho dato un pugno al muro. Mannaggia. Oh, e però non funziona. Ok, questo. Venduto. Perfetto. Poi, giacca. Come la tolgo? Come gliela. Posso venderla intera? Posso vendere? Tieni. Te la vendo. Tieni, Giacomo. Lasciala qua. Perfetto. Entra. Molto, molto bene. Ok, ho venduto. Chiuto. Che cosa. Ragazzi, questo è un problema. Scusa. Sì. Giacomo. Ehi, Giacomo. Giacomo. Pasquale. Ragazzi, credo di aver rotto. Basta! Credo di aver rotto il gioco. Allora, signorina, lei mi dispiace, ma non può passare. No, non è vero. Passa. Vieni, muoviti con quelle ciabatte orribili che c'hai. Tu non puoi bere. Dammi sta bottiglia. Te la spacco in testa. Sto imbecille. Lavati. Molto bene. Tu hai superato il test. Questa si può spaccare, no? Però gliela posso vendere. Lui è tornato normale, ottimo. Hai superato il test, vai, entra. Ti prego, dimmi che scivola sulla banana. Vai, scivola. Non è scivolato, non ho parole, non è scivolato. Posso spostare la banana, secondo voi? No, non posso spostare, ma dove le prendete ste cose? Che siete tutti zozzi. Ma guarda te, vai, oh, perfetto. Il conde Dracula, questo è un bambino. Ma posso fargliela crescere a distanza? No, non posso fargliela crescere a distanza. Fammi vedere con l'X-Ray se c'è qualcosa. Cosa? Mamma mia, ma il suo teschio è stranissimo. Ok, vediamo, no, non c'è niente. Occhiali non ce... Io sto per impazzire. Occhiali non ce li ha, cappello non ce li ha e pizza non ce l'ha. Perfetto, puoi entrare, vai. Io non credo di star capendo proprio al 100% questo gioco. Spero funzioni così. Guarda, un mio socio è un clown. Popi. Pow! Non funziona. Ma sì, ma io ho comprato la banana. Che devo... Cioè, una volta che ho comprato la banana... C'è un lanciafiamme. Ci sono delle manette. Sì, ma la bambolina voodoo. Io voglio provare la bambolina voodoo. Però il jetpack. Questo, fammi vendere questo. Sto dando pugni a tutta la mia dannata casa per giocare a questo gioco. Posso mettermi il naso? Non posso mettermi il naso da clown. Peccato, sarebbe stato molto divertente. Ok, ma dove devo... No, sto andando nel mu. Va, entra. Muoviti, entra, visto? Però il giacchetto me lo tengo. No, scusa, ho sbagliato. Vai, entra! Perfetto, ti ho dato il via libera, su. Oh, avete visto? Ciao. 666 Evil. La mia mano era finita, non si sa dove. Questo a che serve? Assolutamente a niente. E che cos'è? Coltelli, tatuaggi e pasticche. In che senso? Scusa, ma ti posso pulire i tatuaggi? Oh, vedi come stai meglio. Posso far mangiare la spugna. Vai, appena mangiato una spugna. Tiè, mettiti pure il naso da clown. Tu, muoviti, entra. Richard Viper vendette, c'è più di pai. C'è più di pai.
aspetta che mi devo girare, ok. Carico il colpo, premere. È libera! No, ho sbagliato. È libera! È libera! Se si gira di nuovo la visuale, giuro che questo te lo spacco in testa. Ecco, te l'ho detto che non si fuma. Possono mangiare anche questo. Fammi vedere com'è. Fammi vedere. Fammi vedere un attimo come sei fatta all'interno. Brava! Così? Perfetto! Pow! Non funziona. Ma sono tutti vampiri. Vai, puoi passare. Ma? What? Ed ecco PewDiePie, sei il mio idol. Oh, però non ti arrabbiare. Mangiatelo il cactus, visto che ti piace tanto. Mangiati il cactus, bravo. Il septum non lo puoi tenere. Te lo strappo. Non lo puoi tenere, questo non lo puoi tenere. Le cuffie. Guarda quanti. Oh, ti ho detto di no. Guarda quanti orecchini. Non glieli posso strappare neanche a mano. Come faccio a strapparglieli? Con questo, bravo. Fai crescere la barba intorno agli orecchini. Sto cercando di farlo per te. Io ti sto aiutando. Fino a quando? Quanto può crescere la barba secondo voi? Io ti sto aiutando, così almeno non vedono gli orecchini. Posso farlo tutto verde? Non posso farlo tutto verde. Non funziona. Imbecille, guarda che dietro gli è rimasta la pelata. Guarda quello come si è vestito. Vieni. Io sono un tuo grande fan. Tu sei un Anonymous. Fammi vedere chi c'è dietro la maschera degli Anonymous. Fammi vedere. Perché non vuoi farti vedere? Fammi vedere che c'è dietro sto giubbone. No, scusa. Lo innaffio. Innaffiati. Aiuto, va bene. Stai buono. Entra. Va benissimo così. Bravo. Vai. Bravo. Prima che io ci ripeta. Perché mi trovo a parlare con degli oggetti tipo un fungo mentre sto parlando con quello? Vabbè, nel dubbio ho comprato della panna da $500. Vai. Ti piace la panna? Ragazzi, ma. Non ho capito, sta mangiando la pan. Ti piace la pan? Poi ho dato un pugno alla sedia. Maledetto, mangia la pan. Vai, bravo, sei tutta verde. Brava, entra. Riprenditi la collana. Sono fortissimo, al prossimo video LeBron James. Tu chi sei? Non mi piace, no, tu no. Vattene, anzi no, aspetta. Tu sì, mi piace la tua barba. Vai, bravo. Voi mi sa che resterete fuori. Addio ragazzi, il mio turno finisce qui. Sfigati.